Benvenuti amici in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi mi cimenterò di nuovo nel fantastico mondo dell'arrampicata. Dico di nuovo perché il primo video in cui provai ad arrampicare fu la routine di Alex Honnold. Una routine veramente spettacolare che mi sono divertito tantissimo a fare e che ha scatenato in me anche maggior curiosità nel mondo dell'arrampicata, al punto che il mio amico Fra mi ha addirittura convinto a comprarmi l'imbragatura e oggi mi ha chiamato chiedendomi se volevo provare qualche tiro con lui, cosa che naturalmente non potevo rifiutare. Anche perché la scorsa settimana ho provato a scalare, ad arrampicare, chiamatela come volete, la montagna più alta della mia vita. È stata un'avventura abbastanza intensa, la quale mi ha fatto capire che se ampliassi un po' i miei orizzonti riguardante l'arrampicata non sarebbe male, non sarebbe per niente male. Ed ecco qua il mio maestro d'arrampicata. Ma dove mi hai fatto venire, Fra? Ma dove sono finito? Porca puttana! Ma qua è chiuso! È chiuso! Ma direi che prima di imparare ad arrampicare bisogna almeno imparare a mettersi l'imbrago. Dai, non prendetemi in giro! Ma no, lo sto solo girando nella posizione giusta. Così, ok. Lo sapevo, eh! Voglio anche imparare a fare il nodo. Allora, questo sarà anche un tutorial di arrampicata. Maestrami bene. Allora. Quindi questa è quella che deve stare assicurata a me, giusto? Allora, si prende per fare il nodo. Si tira una bracciatina. Tac. Una volta che ce l'hai qua. Ce l'hai qua. Fai. Così. Uno, due. Poi prendi. Fai passare qua. E poi lasci andare. Voilà, questo è un otto. Un otto? Questo non è un otto. Questo è un otto, questo è un otto, non quello. Lì muori, qui vivi, muori, vivi, otto. Poi imprendi la punta e la metti qui. No, no, mai qui. Qui, mai qui, mai lì. Ricordatevi bene, il mini buco, non il grande buco. Ok, una volta che abbiamo infilato questa qui, tiri fin quando l'otto cerca di entrare, ma vedete, non entra. Non entra. Esatto. Fai passare ancora in quello sopra. Nel secondo mini buco. Esatto. Che è questo. Tiri finché il nodo arriva. Si giusto. Gira bene che sia un 8. Quella roba lì ormai si è spiaccicata. Con la corda, con la punta, riseguiamo tutto l'8. Di qua, tac, sì. Tac, così. E ancora di qua e abbiamo belle che è finito. Basta così? Siamo già pronti per arrampicare? No, bisogna anche essere capaci. Piedino. Cazzo! Che schifo. Beh, almeno il nodo ha retto. Come i più esperti di voi sicuramente già sapranno, i tiri di arrampicata sono divisi in varie categorie di difficoltà. Dalle più facili come il 4A, 4B, 4C, alle più difficili come il 7A, 7B, 7C e così via. Il tiro che mi vedete fare è un 6A, quindi di grado intermedio, diciamo. Ma comunque, come vedete, già al di fuori della mia portata. Qua metterò gli effetti sonori. Beh, d'altronde da uno che a malapena sa mettersi l'imbragatura non c'era da aspettarsi molto. Dai, non prendetemi in giro! In ogni caso il mio obiettivo rimane comunque quello di cercare di migliorare gradualmente. Ok, sono arrivato malissimo. E praticamente gattonando, come vedete dalle mie ginocchia. Ci ho messo veramente l'anima. Io verso sangue per queste cose. Com'è andato il mio primo tiro qua? È un tiro di placca, quindi è tostarello. Ma cosa le differenze? Da cosa vuol dire di placca rispetto a quello che ho fatto l'altra volta? È più piatto, vuol dire semplicemente placca, che è più piatto. Sì, vuol dire che come qua sei più in appoggio. Quindi può esserci il 6A di placca, il 6A di roccia ciccia. Proverei a fare qualcosa di un po' più semplice perché è inutile che faccio tanto il gradasso, tanto non sono capace. Quindi dopo cosa mi fai fare? Dopo ti monterei, pensavo un 5C, ma giusto per riscaldamento, così almeno te lo provi anche. Sono già stato degradato. Anche. Dà una sensazione di poter avere la vita di qualcuno nelle tue mani. Quindi ora tocca a me. Questo, ripetiamo, è un 5B. Pepita si chiama il tiro. Proverò a farlo di prima, dovrebbe essere più facile. Vediamo di non fare brutte figure anche questa volta. Per tiro di prima si intende, in poche parole, un'ascesa in cui si è assicurati con la corda solamente da sotto e non da sopra. E man mano che si sale bisogna ricordarsi di agganciare la corda ai moschettoni, se no tanto vale non essere legati. Allora,
Allora, questo 5B di prima direi che è stato molto più nelle mie possibilità. Ho fatto abbastanza bene, non mi sono rigato altre ginocchia. Allora vada di 5C di prima? Sì, ma oltre ad andare su di prima, devo anche montare il tiro. E cosa vuol dire? Montare vuol dire far passare il rinvio, che è questa cosa qui. Quindi si prende da così, si fa passare nello spit e voilà, qua ci passerà poi la nostra corda. Quindi è come andare su di prima, solo che metti questi. Esattamente. Ah. Arrivati a questo punto, la sfida per il Toto si fa sempre più ardua. Ma ormai sono in grado addirittura di farmi i nodi da solo. Guardate qua che roba, saldo come la roccia. E poi ho sempre dei fantastici amici pronti a sostenermi. È un po' uno scarsone. Pro! Che pro! Senza cadere! Let's go! Ci racconti, Toto, com'è andata? È stata una bellissima esperienza. Le è piaciuto montare il tiro? Lo rifarei tutto il giorno. Allora, dove c'è il Toto, c'è anche la sfida ignorante. Che è appena partita, facciamo la gara di velocità. Non potrei mai essere così in svantaggio come ora. È più alto, più esperto, l'ha già fatta 3 volte. Io non l'ho mai fatta, sono più scarso, più basso, ma non mi tiro indietro comunque. Se però riesco a batterti, fra umiliazione, ti pago, guarda, 2 birre. Una birra. Ah. Una birra, proprio. Beh, 2, ne voglio 2. Ma se vinco io? Se vinci tu è dato per scontato, è normale. Questa volta, aia, tiriamo fuori la massa. Tanto lo batto io. Questo è ancora tutto da vedere. Preparate i popcorn, ragazzi. Attenzione, è iniziata. Toto è partito deciso. Barcolla un attimino, ma non molla. Ha la grazia di un tacchino. Diciamo che deve basarsi su quel poco di forza che pensa di avere. Inoltre, questo è un tiro relativamente facile. Stiamo parlando di un 5B, quindi le prese sono molte. Consideriamo anche che i concorrenti sono legati, quindi il pericolo di cadere viene meno, sempre che abbiano fatto bene i nodi, ma questo è un altro discorso. Possiamo vedere che a 30 secondi Toto qui ha già superato la metà della parete, è quasi addirittura d'arrivo. Il buon vecchio Fra, secondo me, deve iniziare a preoccuparsi. Anche se il Toto non ha mai visto questa parete, ha già finito con 44 secondi, incredibile tempo spaziale. 44 secondi. Che po'. Boh, io sono contento, eh. Ah, minchia. Non l'avrei mai detto 44 secondi. Quando vuoi. Wow! Anche Fra senza maglietta. 3, 2, 1, vai! Attenzione, Fra è partito. Possiamo notare fin da subito come si muova con tecnica, con grazia, con metodo. È come se si trovasse nel suo habitat naturale. Ma d'altronde è il terzo tiro che fa su questo percorso, quindi diciamo che sa dove mettere le mani, come dopo un lungo matrimonio. Ma qui è della nuda e dura e cruda roccia che parliamo. E come sappiamo bene tutti, la velocità può giocare brutti scherzi anche nei percorsi più conosciuti. Ma non è il caso di Fra, poiché, come possiamo notare, predilige la tecnica alla velocità verticale. Purtroppo però in questo preciso punto possiamo notare un leggero ritardo, poiché Toto ha scelto il passaggio a sinistra, invece Fra penso che si sia un po' perso a destra, e ahimè questo piccolo errore gli è costato molto caro. Quindi, amici miei, questa era la storia di come Toto ha vinto 2 birre. Ho guadagnato 2 birre! Ai ai ai! Ai 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 ai! Big boss qua, ma... Ai ai ai! Ho perduto! Ha perduto! Contro ogni aspettativa, raga, cioè, avete capito come funziona? Pagare 2 birre. Se vuoi la rivincita, poi te la do. Se vuoi che ti insegno come si fa. Ma poi praticamente il trucco è che lì devi andare un po' più veloce. Ah, ok. Tu eri più tecnico, infatti l'hai fatta bene, cioè sei salito bello pulito, easy. Io invece facevo arrancavo. Grazie Fra per i tuoi insegnamenti di arrampicata. Quando vuoi, ma non facciamo più le gare. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done. And I'm cursed by every day. Till my time is gone. I've never felt this way before. And now I know this all for sure.